Ovviamente l'Umbria esce dall'isolamento, Perugia ancora e Foligno Civitavecchia. Che significa, Presidente? L'Appennino ha rappresentato per entrambe le regioni, ma per l'Umbria sicuramente una sorta di barriera, per noi verso l'Adriatico peraltro, oltre che verso la regione Marche, e poi ha rappresentato anche una difficoltà interna alla mobilità e ai trasporti interni alla regione, quindi l'apertura qui oggi della Foligno Civitanova e per noi anche di tutto il tratto umbro della Perugia Ancona è un grandissimo risultato atteso che cambierà i rapporti anche economici, sociali, le opportunità, penso al turismo, penso per noi la facilità di accesso al porto di Ancona, che significa il porto per l'Umbria sull'Adriatico ma anche sull'Asia, sull'export, sull'internazionalizzazione, quindi è un grandissimo risultato e per le popolazioni, penso ai comuni interni della fascia appenninica, Gubbio, Gualdotadino, Valfabbrica, per noi tutta la fascia appenninica è un modo anche che modifica la mobilità interna e l'accesso al capoluogo di regione, a Perugia. L'E45 che ne sarà a questo punto? Autostrada oppure no? No, la E45 noi condividiamo la scelta che ha fatto il governo, che ha fatto Renzi, il ministro Delrio, di finanziare tutta la Orte Mestre nella legge di stabilità, di fare la manutenzione straordinaria, l'adeguamento, la messa in sicurezza e di superare anche la vecchia idea della trasformazione in autostrada. Per le Marche questo cosa significa? Beh, tante cose, certamente importante per l'economia, già da Civitanova mi segnalano un aumento di ombrelloni prenotati da cittadini umbri, significa opportunità per le imprese, una logistica migliore, significa cambiare anche l'equilibrio delle varie aree, le aree interne attraverso queste grandi infrastrutture hanno a pochi minuti servizi importanti che fino a ieri facevano fatica a raggiungere. Cambia anche dentro il percorso molto importante della macroregione d'Italia centrale, perché con le infrastrutture quello che stiamo facendo nel campo dei servizi, delle opportunità che mettiamo assieme, hanno anche una logica più semplice in rapporto ai collegamenti. Per la macroregione la strada deve essere fatta come stiamo facendo oggi, cioè di atti concreti uno dietro l'altro, quella è la strada giusta, quindi fatti come quello che possiamo testimoniare oggi. E pensando che fra un anno ci dovrebbe essere il completamento anche dell'Ancona a Perugia, e con questa rete sempre più ricca in termini di infrastrutture, significa anche questo un po' accelerare su un percorso importante. Noi ci stiamo giocando una partita che nello stesso tempo è per l'oggi e strategica, ed è il massimo, perché qualche volta le strategie dimenticano il quotidiano dimentica di essere dentro una strategia. Noi riusciamo a tenere insieme queste due cose, quindi lo facciamo con grande entusiasmo e grande energia. Infatti sono arrivati i riconoscimenti, io prima ho parlato con la Presidente della Regione Umbria, anche dall'altra parte, no? Perché davvero significa arrivare dal Tirreno all'Adriatico in un momento. Esattamente, penso che abbiamo stretto l'Italia e l'abbiamo stretta di molto. Chi c'era di là, la nuova Presidente o la vecchia Presidente? La vecchia. La vecchia, io mi ricordo sempre quando mi disse Piera lì, se noi faremo Cagnara, dice però io la strada la voglio fare. È stata una di quelle persone che ha dato una mano a fare la strada. Oggi è un giorno di festa, ma questa domanda gliela devo fare. Tutti quelli che non ci credevano oggi... Oggi non possono fare a meno di crederci, e questa è una piccola sconfitta che si porteranno dietro, perché nella vita poi le cose si ricordano. Tutto di lavoratrici e lavoratori, realizzando questa strada voi non avete soltanto messo la parola fine a un ritardo decennale, realizzando questa strada avete restituito all'Italia la possibilità di credere che il futuro che ci aspetta è un futuro di orgoglio, di passione, anche di fatica, che riesce a lavorare, ma è un futuro nel quale se ci avventiamo tutta potremo essere protagonisti. Viva Umbria, viva le Marche e viva l'Italia!